arbusti, vi faccio vedere come si potano gli arbusti perenni da fiore a seconda del loro periodo di fioritura. Allora, se noi abbiamo una forsythia, che è quella pianta che ha la fioritura invernale, questa deve ancora fiorire su queste gemme, in questo caso è stata pottata già in fine estate, comunque si potta dopo la fioritura. Si potta dopo la fioritura in qualunque periodo, purché non siano tagli grossi. La Weigelia lo stesso, dopo la fioritura avverrà in primavera, quindi da questi rami usciranno dei germogli che riempiranno di fiori la pianta, dopodiché si potrà fare un arrotondamento della pianta generale. Poi il pesco da fiore lo potiamo adesso? No, perché questi germogli svilupperanno tutti i fiori e si riempiranno di fiori, quindi si potrà subito dopo la fioritura, come la forsythia, quindi diciamo a marzo. Poi c'è l'ibiscus, seguitemi. L'ibiscus syriacus fiorisce d'estate, in piena estate, quindi luglio-agosto. È molto bello quando è fiorito, adesso è spoglio. È stato potato adesso perché tanto i fiori li fa appunto d'estate, quindi ha modo di sviluppare la chioma e le gemme floreali. Quindi il periodo migliore è d'inverno. La budleia è lo stesso ragionamento dell'ibiscus syriacus, perché anche questa fiorisce d'estate, è già stata quindi pottata. La budleia è la famosa pianta delle farfalle, perché attira molto le farfalle. Se avete una budleia nel giardino vedrete che si svilupperanno molte le farfalle, il vostro giardino sarà pieno di farfalle. Questo è un lilà. Il lilà è meglio lasciarlo là, perché in queste gemmette, sì, su queste gemmette si svilupperanno presto i fiori, all'incirca ad aprile, quindi anche questo è meglio pottarlo leggermente dopo la fioritura, quindi diciamo a maggio. Melograno che sia da fiore o da frutto, comunque il comportamento uguale, fa i fiori come queste piante d'estate, da luglio, anche da giugno in avanti, quindi si può pottare d'inverno. Questo è un viburno opulus, vedete qua c'ha i boccioli che ha sviluppato quest'estate, presto si apriranno appena inizia a essere un po' più caldo, diciamo a febbraio-marzo sarà tutto fiorito di bianco. È una pianta sempreverde, questa se la pottate adesso gli tagliate i fiori, quindi è meglio anche questa pottarla in primavera, quando ha finito di fiorire. Gli oleandri fioriscono d'estate, quindi la pottatura si fa d'inverno. Quindi se uno vuole pottarli, in questo caso c'è poco da pottare, però nel caso fosse una pianta, ecco, come questa. Che ha il tronco vuoto, si può pottare, ora io la potto qua, nel punto in cui si potta svilupperà delle gemme, e anche più basso. Ah, ecco, qua c'è una cidonia che sta iniziando a fiorire. Questa si comporta come la forsythia, quindi potandola adesso o comunque d'inverno si toglierebbero le gemme floreali, quindi bisogna potarla dopo che ha fiorito, diciamo fra un mesetto. Si pota più o meno a questa altezza.
cipota non tanto bassa, diciamo sì, mediamente i rami si dimezzano, poi dipende, no, non tutti gli anni si può. Altre piante, le tecniche ci sono, le piante da siepe in genere si potano due volte all'anno, c'è chi le pota, normalmente c'è chi le pota a novembre in modo che tengono la forma squadrata tutto l'inverno, poi si fanno crescere tutta la primavera, fine primavera, quindi diciamo a fine giugno, dato che poi hanno d'estate un periodo di rallentamento vegetativo, si possono potare di nuovo, quindi all'incirca novembre e a giugno. Questo vale per tutte le piante da siepe, che possono essere anche i viburni di nuovo, possono essere gli evonimi, possono essere queste qua che fanno la foglia rossa, la fotinia, il bosso, i pitofori, il lauro cerase. Anche in questo caso, avendo dei rami molto lunghi e spogli, la pianta tenderà comunque sempre a riempire di foglie, di gemme la parte superiore apicale, e volendo rinfoltire la base bisogna fare così. È una regola generale di qualunque pianta, anche qua. Stessa regola dell'alloro, che si potta appunto a novembre o a giugno. Ciao a tutti!